volevo consigliare al signor doppiatore, attore, di non solo non attaccare gli altri, ma soprattutto non permettersi mai più, per quanto riguarda me, di raccontare i miei fatti privati che riguardano me, mia sorella, casa mia e i fatti miei. Per fare il simpaticone, perché non hai fatto ridere nessuno. Detto questo, lo saluto caramente. Com'è? Salutami a Soreta. Se no pensano tutti che tutte le volte che noi ci incontriamo in TV ci scontriamo. Io voglio dire, siccome tu ripeti sempre questa cosa di casa mia, io ti devo dire che a casa tua ci sono stato tante volte, ma a casa tua in via Cortina d'Ampezzo, perché io, siccome sono amico di Daniela, quando tu tanti anni fa andavi a lavorare, a girare film, eccetera, Daniela mi chiamava e mi diceva: Pietro, vieni che stasera Barbara non c'è e facciamo le feste. Quindi io a casa tua ci sono venuto tante volte, tante. Volevo consigliare al signor doppiatore, attore, di non solo non attaccare gli altri, ma soprattutto non permettersi mai più, per quanto riguarda me, di raccontare i miei fatti privati che riguardano me, mia sorella, casa mia e i fatti miei. Per fare il simpaticone, perché non hai fatto ridere nessuno. Detto questo, lo saluto caramente. Com'è? Salutami a Soreta.